Sono stati convalidati dal GIP Giampiero Borraccia gli arresti dei due imprenditori orafi fermati dalla Guardia di Finanza di Arezzo a San Zeno dopo un maxi scambio tra denaro e gioielli. Accolta pienamente dunque la richiesta del pubblico ministero Marco Dioni. Rimane in carcere dunque l'orafo franco-algerino di 59 anni, mentre ha ottenuto gli arresti domiciliari l'imprenditore aretino già coinvolto in passato nell'inchiesta Fort Knox. La misura cautelare per il franco-algerino si è resa necessaria dal momento che vive a Marsiglia e dunque sarebbe stato molto difficile poterlo monitorare. Secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza, siamo di fronte a un maxi riciclaggio con soldi illeciti poi investiti in oro che veniva immesso sul mercato nei mercati tradizionali. Il GIP ipotizza comunque al momento solo il tentativo di utilizzo di denaro o altra utilità di provenienza illecita in attività economico-finanziarie. Le indagini dei finanzieri vanno comunque avanti.